se devo guardare i numeri, l'ultimo quarto abbiamo sbagliato qualche tiro libero di troppo. È stata una partita in cui abbiamo subito due strappi, perché una volta siamo andati sotto di 12 punti, però abbiamo recuperato. Poi un altro strappetto dove Brindisi ne ha approfittato molto bene sul fallo tecnico a Goldwire. Siamo tornati di nuovo lì e poi la partita che finisce con 2 punti di differenza va nei piccoli numeri. Quindi magari i tiri liberi, per esempio, nell'ultimo quarto che noi abbiamo sbagliato. Ma sai, secondo me Adaison credo che rimarrà uno dei giocatori più importanti della storia del basket Brindisi, un giocatore eccellente che probabilmente a volte va forse un po' sopra le righe, ma è un giocatore che ha cuore, che ha energia, che mette sempre il 200% e quindi ha fatto un altro tiro importantissimo buttandolo dentro e quindi bisogna fargli i complimenti, ma non solo per stasera, anche per i tiri che ha sbagliato, come quello di Montegranaro, dove comunque ci mette la faccia, ci mette il cuore, ci mette... ripeto la sua cattiveria ogni volta, poi magari può entrare o uscire, però lui che si prende responsabilità e che ci mette, ripeto, la faccia e quindi per questo va elogiato. No, secondo me sì, è chiaro che la squadra voleva vincere la partita, però probabilmente ci manca ancora qualcosa per essere per continuare nel nostro ritmo durante la partita. Abbiamo fatto, penso, 30 minuti buoni, ci mancano altri 10 minuti nelle gambe. Che stiamo cercando di rimettere dentro dopo che abbiamo fatto un buon lavoro questi 8 giorni, 9 giorni, però ci manca ancora qualcosa che abbiamo perso involontariamente da un paio di mesi a questa parte. Pian piano purtroppo è stata una piccola emorragia che non si è riusciti a fermare. Abbiamo adesso ricucito un po' recuperando Todic, recuperando Matteo, recuperando lo stesso Jerome. Cominciamo ad allenarci con più continuità. E questo ci permette di allenarci bene. Ci mancano 8 giorni, secondo me, ancora buoni. Spero di arrivare a Siena con altri minuti importanti nelle gambe. Sì, intanto abbiamo vinto la partita in casa, che ovviamente fa sempre piacere. Siamo una squadra che ovviamente, come stasera, deve mettere in campo tanta energia, tanta abnegazione, tanta fatica, tanto sudore. Non siamo una squadra di supertalento, però siamo una squadra. E quindi anche stasera l'abbiamo vinta giocando, credo, una partita tenace, una partita volitiva, una partita di grande cuore e vinta appunto anche se lo scadere perché veramente volevamo portare a casa una partita difficile ma a cui tenevamo tanto. Sì, bene sul perimetro, però soprattutto secondo me bene a rimbalzo perché all'andata loro avevano fatto 20 punti su rimbalzi offensivi. Tra l'altro, nessuno se lo ricorda, ma ad Avellino ci avevano anche rubato un punto al tavolo. E vediamo quanto peserà questo punto che ci ha portato via durante l'anno per il piazzamento nei playoff, perché qualcuno si è dimenticato di questo. Ma in questa stagione dove effettivamente c'è tanto equilibrio, quando perdi una partita perché il tavolo sbaglia a segnare un punto e ti toglie un punto in una partita fuori casa che perdi con un tiro allo scadere, penso che sia una partita, diciamo così, che un po' la si rassegna. Perché se la perdi perché magari non sei in un buon momento, c'è qualche infortunio, fa parte del gioco e devi accettarlo. Ma una cosa così, a livello di professionismo, sono cose che non possono accadere. Aspettiamo me, che dovrebbe giocare l'ultima partita, comunque va dal 23, poi non so se riusciremo a tesserarlo per Siena, quindi... L'importante è che prenda il primo volo che possa effettivamente volare verso Brindisi, dopodiché cerchiamo di inserirlo quanto prima in tutte le situazioni nostre. La vittoria fa sempre bene, quindi in questo momento è chiaro che vincere ti dà fiducia, ti dà convinzione, ne va bisogno per riuscire a fare un'altra settimana di lavoro fatto bene e soprattutto per riprendere confidenza con la vittoria. Va bisogno di ritrovare un po' di ritmo e questa ci dà probabilmente quell'energia positiva per affrontare una buona settimana di lavoro.